Ciao a tutti amici di Giovate, con la guida di oggi voglio mostrarvi come andare a recuperare la password del proprio wifi nel caso in cui ve la foste dimenticati e l'avete salvata, ad esempio, la prima volta sul vostro computer. Su Windows c'è la possibilità, se siete collegati a una rete wifi, di scovare qual è la vostra password, semplicemente andando nella propria scheda di rete e visualizzando nelle proprietà della scheda. Quindi quella che all'epoca era stata inserita. Ad esempio, facciamo finta che ora non ve la ricordiate più, vi serviva per inserirla in un altro dispositivo e vediamo quanto è semplice recuperarla. In basso a destra solitamente abbiamo qua l'icona delle tacchette del nostro wifi e quindi la scheda di rete che ci fa capire a cosa siamo agganciati in questo momento. Come vedete sono agganciato su Android API Java, che sarebbe il mio smartphone. Se voglio capire qual era la password, mi basterà sulle tacchette del wifi fare tasto destro, apri impostazioni rete internet e lui mi porterà in questa schermata. In questa schermata dovrò fare modifica opzioni scheda ed entrerò qua quindi nel centro connessioni di rete dove avrò tutte le mie schede di rete inserite. Su quella quindi wifi agganciata in questo momento al mio smartphone mi basterà fare tasto destro, stato e in stato cliccare su proprietà wireless. Dentro proprietà wireless, nella sezione sicurezza, avrò qua quindi la chiave di sicurezza che avevo impostato al momento dell'aggancio del mio PC verso quel router wifi. Clicchiamo qua mostra caratteri e lui ci farà vedere così quindi qual era la password inserita. La stessa identica cosa per arrivare in questa schermata la si può ottenere in quest'altro modo. Anziché tramite le tacchette del wifi, nella ricerca possiamo scrivere semplicemente la parola rete e in visualizza connessioni di rete lui ci porterà automaticamente al pannello centro connessioni di rete. E poi faccio la stessa identica cosa. Tasto destro, stato e in proprietà wireless, sicurezza, mostro i caratteri della mia password. Con questo è tutto, spero di esservi stato utile come sempre e alla prossima su giovatech.com.